In questi giorni il vescovo Monsignor Edoardo Cerrato è in visita pastorale ai vari vicariati del territorio. Ieri, sabato 17 febbraio, si è recato a Castellamonte da Don Angelo Bianchi. L'amministrazione ha deciso di incontrarlo e di convocare in suo onore una seduta straordinaria di consiglio comunale. Ad effettuare il discorso introduttivo è stato, come naturale che sia, il sindaco Pasquale Mazza. È con grande piacere che ospitiamo Monsignor Vescovo, Sua Eccellenza Edoardo Cerrato, Vescovo della Diocesi di Ivrea, qui in sala consiliare. In sala consiliare anche perché, insomma, per chi come me è cattolico e crede, è comunque diciamo così, è un piacere. Anche dal punto di vista interiore. Per chi non crede, francamente la religione cattolica è un segno di radicamento all'interno della nostra civiltà e della nostra nazione. Per cui, anche per chi non crede, io credo sia giusto intanto riconoscere anche l'altra parte, come si suol dire. E poi, proprio nel segno della convivenza tra tutti, è bene che ci sia sempre un dialogo. Monsignor Cerrato si è detto felice di questo invito e onorato per la convocazione del Consiglio. Sono io che ringrazio, io non mi sono permesso in nessun comune della diocesi o della vicaria già visitata, per esempio la Rivarolese, quindi ugualmente qua, di dire vado a visitare l'amministrazione civica, perché non è mio compito. Sono molto grato invece per l'invito ricevuto e il fatto di non essermi proposto io è da parte mia un atteggiamento di rispetto nei confronti della distinzione che le nostre due realtà costituiscono, ma al tempo stesso, diciamo pure, se permettete, l'affetto che io ho nei confronti della vostra realtà e la stima nei confronti di ciò che fate è il segno della collaborazione, come diceva bene il signor Sindaco, delle due realtà diverse, la civile e la religiosa. Diverse, distinte, ma che hanno come oggetto il bene di una realtà che è unica, e cioè della gente, perché la gente di cui il signor sindaco è responsabile è la stessa gente di cui è responsabile l'arciprete. Non si tratta di due popoli, di due realtà, si tratta della stessa realtà servita in un determinato ambito dall'amministrazione civile, servita in un altro ambito che è distinto ma non è disgiunto da colui o da coloro che hanno in la cura pastorale. Mi è sempre rimasto molto molto chiaro questo concetto della distinzione della collaborazione. Fin da quando ero in liceo, quindi ormai sono anni e anni, per non dire quasi decenni e decenni, almeno comunque 4 decenni, se non 5, perché prossimamente faccio 70 anni, quindi dicevo, si finisce a 19, sono 5, e da quando ho letto per dovere scolastico e poi ho capito quanto fosse importante il De Civitate Dei di Sant'Agostino, un'opera che sta alla base della civiltà europea, dove Agostino dice che le due città, lui le chiama la città di Dio e la città terrena, per indicare insomma i due ambiti, il religioso e il civile, se ricordo bene, perplexe qui vissuto, sono infatti intrecciate tra di loro, indicemque per mixte e mescolate l'una con l'altra, ma sono distinte.
sono distinte. Per cui la collaborazione è una collaborazione di rispetto delle diverse competenze ed è una collaborazione volta a beneficio di coloro che sono, usiamo questo termine tra virgolette, l'oggetto e dell'una cura e dell'altra cura, quella civile e quella religiosa. Diceva il signor sindaco, la religione cristiana ha un posto, ha lasciato un'impronta e continua a tenere una impronta nella nostra civiltà europea, che fa sì che non possa essere messa tra parentesi come un elemento qualsiasi di questa civiltà. Il nostro stesso linguaggio è pieno zeppo, anche quando non ce ne rendiamo conto, di riferimenti al cristianesimo. Si è appena celebrato il Carnevale, e Carnevale vuol dire, viene dal termine latino carnem levare, è il momento in cui si toglie la festa, la carne, che era il segno per il popolino che ne mangiava poca, era il segno della festa. E perché? Perché iniziava la Quaresima, il tempo di penitenza in preparazione alla Quaresima. Ma se ci mettessimo a fare l'elenco di tutti i termini che noi usiamo ancora oggi all'interno del nostro linguaggio comune e che sono espressione diretta del cristianesimo, credo che finiremmo dopodomani il consiglio comunale, perché non è opportuno né per voi né per me. E, dal punto di vista linguistico, domani è domenica e nessuno si sognerebbe oggi in Italia di dire che domani è il giorno del sole, come invece si diceva prima che il cristianesimo arrivasse, dies solis. Domenica vuol dire il giorno del Signore, il giorno della risurrezione del Signore, cioè per dire come è penetrato all'interno del popolo europeo, delle nazioni europee, della cultura europea, del modo stesso di vivere europeo. Celebrano il Carnevale in India, celebrano il Carnevale, che so io, in Sudafrica. Questo è tipicamente europeo, perché il cristianesimo ha costituito come elemento essenziale, insieme alla civiltà greca, insieme alla civiltà latina, ha costituito la civiltà europea. Nasce di lì la civiltà europea, per comune attestazione. Grecia, Roma, Gerusalemme, perché è partito tutto di là. Grecia, Roma, Gerusalemme, Atene, Roma, Gerusalemme. Noi siamo i figli di questa realtà. Quando, se mi è permessa una battuta, quando qualche anno fa c'era la grande discussione sulla Costituzione europea, siamo fine anni 90, credo, primi anni 2000, non ricordo esattamente che anno, ma mettiamo che sia l'anno 1998, non sarà sicuramente questo, ma mettiamo 1998 e ricordiamo tutti quanti, visto che non ci sono bambini tra di noi, le discussioni feroci sul fatto che non si doveva, secondo alcuni, citare le radici cristiane dell'Europa. Secondo altri invece bisognava citarli perché era un elemento costitutivo della nostra cultura, non della nostra fede. La fede ce l'ha, la pratica, ma la nostra cultura. E grandi battaglie culturali, televisione, anche dibattiti, eccetera, invitarono un dibattito la buon'anima del senatore Andreotti, il quale con le battute un po' ciniche e sovente umoristiche della genialità romana, disse: ma se anche non citano
le radici cristiane dell'Europa, ma anche data, hanno posto per questa Costituzione, perché è una Costituzione, è un documento, dice 1998, da che? Perché lo chiamiamo 1998? Perché chiamiamo 2018 l'anno attuale? Perché si parte da qualcosa, non partiamo dalla fondazione di Roma, Urbe Condita, nel definire l'anno. Ma questo non per dire che la fede, la pratica religiosa, il fervore sacro invade tutto il popolo europeo, ma per dire che le radici sono queste. Quando in Italia, dichiarazione del Ministero dei Beni Culturali, il 70% del patrimonio artistico sta nelle chiese, e che vogliamo dire di più per dire che queste sono le radici del nostro popolo, della nostra cultura? Ecco, è chiaro che è distinta, parentesi nella parentesi, dichiarazione dell'UNESCO, il 60% del patrimonio artistico mondiale sta in Italia. 60% del patrimonio artistico mondiale l'abbiamo noi. E quando io sentivo questo discorso, fondato su documenti, tra me pensavo, ovviamente non ho osato dirlo perché non è politicamente corretto, ma tra me pensavo, e se riportassimo in Italia tutto quello che di italiano c'è al Louvre, al Prado e altri posti, e allora forse non saremmo soltanto il 60% del patrimonio artistico mondiale ad avere in Italia, ma forse anche qualche numero in più. Comunque, questa è una parentesi. Dicevo, ma tutto questo è segno di qualche cosa, è un patrimonio non soltanto di oggetti, ma di cultura, e cultura vuol dire del modo di pensare, vuol dire della visione della realtà, visione della vita, visione della realtà. Ma perché la genialità del Made in Italy, da che cosa deriva? Da che cosa deriva questa particolare fantasia della quale ci prendono in giro altri popoli, ma che ci invidiano, perché comunque vengono alla grande a visitarci e a mangiare. Soprattutto. Ma perché un popolo nasce e si sviluppa e cresce non soltanto attraverso delle idee, attraverso una visione della vita, e nella visione della vita nostra, parlo di quella italiana con le differenze che ci sono, perché l'Italia è lunga, per cui è sempre colpito il fatto che, tra l'altro, 7.000 chilometri di costa. 7.000 chilometri di costa vuol dire il volo tra Roma e New York. Tanto per il testo, io dico 7.000, ma no, vuol dire da Roma a New York. Varia l'Italia, è plurietnica l'Italia già in se stessa, perché appartiene alla popolazione italiana, a radici etniche diverse, però ha trovato un collante fondamentale che ha costituito il suo volto, la sua fisionomia, ammirata anche quando ci prendono in giro, attraverso queste tre elementi fondamentali della nostra cultura, che sono Atene, Roma, Gerusalemme. Vabbè, non avevo in mente di dire tutte queste cose, a dire il vero non ci ho proprio neanche pensato, ma il signor Sindaco col suo discorso mi ha dato il là per questa cosa, e concludo quindi anch'io dicendo che sono molto contento di essere qui, vi ringrazio anche per la solennità dell'accoglienza. Un tempo il vescovo
fino al concordato del 1985 era un funzionario dello Stato, prestava giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, prima ancora del Re, adesso sono semplicemente un cittadino che svolge all'interno della società una determinata professione che è quella dell'ecclesiastico. L'essere accolto con questo riconoscimento anche dal punto di vista onorifico, che è stato la riunione straordinaria del Consiglio Comunale, mentre mi fa onore, perché è tale nei confronti della mia persona, vi posso dire sinceramente, fa onore alla comunità ecclesiale che rappresento. E allora grazie, grazie di cuore. Io sono un po' svegliato.